Siamo con il presidente Gullotta che affronterà appunto gli indicatori di rischio 0-6 anni. Quali sono questi indicatori? Beh, io sto cercando di individuare alcune cose molto essenziali. Un indicatore di rischio, per esempio, è il bambino tra i 20 e i 40 giorni. Alla prima visita del pediatra, che è questo il periodo abitualmente quando esce all'ospedale, quasi sempre, nella stragrande maggioranza dei casi, ha bisogno di una visita estremamente accurata. Noi la indichiamo come prima visita perché è quella che impegna di più il pediatra. In questo periodo io ho notato, a titolo ovviamente per una bella valutazione, che il bambino fra i 20 e i 40 giorni deve tentare di alzare il collo in certe posizioni in cui lo mettiamo. Se questo non succede, potrebbe essere un segnale che il pediatra deve fortemente attenzionare, perché potrebbe esserci un danno di tipo neurologico che il bambino nel tempo si può portare. Questo è il momento in cui il pediatra deve alzare le antenne e valutare con molta più attenzione questi tipi di bambini. Un'altra problematica che abbiamo, per esempio, in pediatria è l'epidemia, che ormai dobbiamo definire, dell'obesità infantile. Consideriamo che in una classe di 30 bambini un terzo sono in sovrappeso o obesi, cioè significa 10 bambini su 30. Ed è un problema estremamente serio, perché tutte le patologie legate poi da adulto, legate all'obesità o al sovrappeso, sono patologie molto gravi che il bambino si porterà per tutta la vita, esponendolo a malattie a rischio, che sono di tipo cancerogeno, sono di tipo aterosclerotico, ictus, infarto, tumori allo stomaco e diabete, che è la patologia ovviamente che è in crescendo quasi esponenziale. L'altro problema serissimo è il digital kids, come l'ho definito io, cioè esporre i bambini da troppo presto, da 2 anni, davanti a un telefonino o un computer. Questo è un problema estremamente serio che va attentamente valutato. Ancora è un problema emergente, crescente, ma che ormai sta assumendo, diciamo, delle fasi molto delicate. Quindi il bambino va attenzionato molto bene, non bisogna esporre il bambino per esempio per troppo tempo davanti ai computer, non parlo dei bambini di 2 anni ma dei bambini più grandi, 3, 5, 6, 7 anni. In questa età, ad esempio, il bambino è meglio non metto davanti a un computer per oltre 1 o 2 ore, è sotto la stretta sorveglianza dei genitori, bisogna fargli vedere certe cose e non altre, non dargli il telefonino prima dei 7 anni, non farlo iscrivere a Facebook prima dei 9, tutte queste cose credo che genitori dovrebbero incominciare a saperle, ma la cosa importante è che bisogna creare una sinergia fra i pediatri, le famiglie e gli insegnanti per fare in modo che questo messaggio passi continuamente. E soprattutto quello che dico sempre io è l'esempio. Un genitore che sta davanti al computer o ai videogiochi non può spiegare al figlio che lui non ci deve stare.